Un saluto di benvenuto a tutti voi per queste giornate ormai tradizionali come appuntamento primaverile, giornate in cui normalmente cerchiamo di fare un itinerario sui temi cristiani maggiori. E quest'anno ciò che ho pensato di proporvi in tre tappe è la vita del cristiano. La vita del cristiano come vita spirituale oggi. Nella seconda giornata la vita comunitaria, ecclesiale, per verificare bene questa dimensione di appartenenza nella fede al corpo del Signore nella storia, ma concretamente in comunità cristiane, nella Chiesa, per le quali si chiede oggi più che mai di essere testimoni, proprio in un momento in cui sempre di più si fa evidente la loro diaspora, la loro disseminazione nel mondo. E poi nel terzo appuntamento, la vita cristiana nella compagnia degli uomini, nella storia, nel mondo, in dialogo con tutti quelli che non sono cristiani, ma che rappresentano sempre per il cristiano delle domande di fraternità, di comunione, di ricerca comune. Vorrei iniziare l'itinerario con una vera grammatica della vita spirituale, in modo molto semplice, proprio perché la vita spirituale non deve essere qualcosa di alcuni cristiani, ma deve essere semplicemente la vita cristiana sotto la guida dello Spirito Santo. E allora cerchiamo, attraverso, ripeto, un linguaggio molto semplice, voglio fornirvi una grammatica, giungere a delineare che cos'è il cammino spirituale. Noi possiamo anche, quando parliamo di vita spirituale, parlare di vita interiore. Se diciamo vita interiore o vita intima, noi diciamo una dimensione che appartiene certamente ad ogni uomo, è propria del cammino di umanizzazione. Noi umani, a differenza degli animali, abbiamo una vita interiore. Non obbediamo soltanto agli impulsi, agli stimoli animali che ci abitano, ma ci poniamo delle domande e scopriamo in noi una vita la quale va oltre la vita animale, va oltre la vita che facciamo nel proprio corpo. È una vita che noi chiamiamo interiore, ma che nella tradizione significativa cristiana si chiama vita spirituale, perché in questa vita interiore il cristiano vede soprattutto la presenza, l'azione, la dinamica dello Spirito Santo. Quindi la vita spirituale è qualcosa che eccede la vita interiore. C'è un eccesso, va oltre. La vita interiore appartiene ad ogni uomo. La vita spirituale è un'animazione dello spirito, attenzione, non possiamo dire che sia non presente nella vita interiore, perché noi non possiamo determinare quando, come dice Paolo, lo spirito con la S maiuscola si aggiunge al nostro spirito con la S minuscola e ci dà quella vita interiore, umana, essenziale, perché noi possiamo fare sia il cammino umano sia un cammino di vita cristiana. Cominciamo con la vita interiore.
come un'esperienza che appartiene ad ogni uomo. La vita interiore non è certamente monopolio dei cristiani e neanche solo di quelli che seguono delle spiritualità, delle religioni. Appartiene ad ogni uomo, perché ogni uomo vive con una consapevolezza, una coscienza, noi possiamo anche dire, un pensare, una ricerca che è propria dell'essere umano e trascende la natura animale. È un'esperienza, quella della vita interiore, che appartiene all'umanità in quanto tale. L'umanità che cerca e decide il senso della vita. Noi non possiamo pensare alla vita interiore senza pensare a questa espressione, il senso della vita, o se volete il senso del senso. Ognuno di noi sa che è venuto al mondo, è cresciuto, si è umanizzato interrogando, ponendo delle domande a chi era già nel mondo, a chi l'ha preceduto. Noi siamo cresciuti ponendo dei perché e poi a un certo punto abbiamo posto queste domande a noi stessi nel corso della nostra crescita. E in tutta la vita noi siamo sempre in questa situazione di porre domande. Domande agli altri, domande a tutto ciò che ci circonda, domande a noi stessi. Ognuno di noi, come se possedesse una fiducia originale nella vita, cresce cercando, ponendosi domande, si colloca nel mondo, trova dei riferimenti del sapere, ma poi cerca, e cerca che significato, che senso hanno per lui, come possono costituire motivo di vita o motivo di morte. È così che in ciascuno di noi nasce la vita interiore. Una vita interiore che noi possiamo sviluppare, oppure lasciare in una situazione di sonno, una vita interiore minima, una vita interiore dormiente, una vita interiore schiacciata dall'omologazione dell'intimo cui tendono tutte le società conformistiche. Questo è un fenomeno sociale che ammorba l'atmosfera in cui noi viviamo. Poi possiamo dire tante espressioni, la superficialità, la mancanza di profondità, però certamente oggi più che mai viviamo in una condizione di distrazione. Non sappiamo abitare con noi stessi, una parola cara alla tradizione cristiana agostiniana. Non sappiamo stare con noi stessi, interrogarci, scavare, conoscere noi stessi, secondo la tradizione greca. E questo fa sì che sovente noi finiamo per essere incapaci di collocarci sia nella condizione umana, sia nella situazione che viviamo nel mondo. Quando c'è una vita interiore? C'è una vita interiore quando non ci si lascia vivere, quando noi non permettiamo agli altri
di pensare per noi. Certo, non permettiamo agli altri di decidere neanche per noi. C'è vita interiore quando noi non ci accontentiamo di certezze già confezionate, ricevute senza spirito critico. Noi abbiamo vita interiore quando siamo capaci di aprirci alle domande sempre nuove poste dalla vita, domande di senso. C'è vita interiore se noi riusciamo con molta fatica a dare una risposta personale agli enigmi, alle domande che ci abitano. Una vera vita umana deve sì avvenire nella comunicazione con gli altri, ma non deve essere debitrice di soluzioni che gli altri hanno trovato per noi. Ognuno è chiamato a trovare in sé, in un cammino di vita interiore, la fonte del senso. Dobbiamo anche affermare con chiarezza che questa vita interiore non è una vita contrapposta alla vita umana materiale, all'esistenza quotidiana. Anzi, è possibile la vita interiore sola se vissuta nel corpo, se vissuta nella storia, se vissuta nell'umanità, se vissuta in un'adesione piena alla materialità che costituisce noi e il mondo in cui noi siamo immersi, senza possibili evasioni o esenzioni. È un modo di pensare, di sentire, di agire concreto con gli altri, tra gli altri. Insomma, senza la vita interiore così intesa, non c'è cammino di umanizzazione. E solo proporzionalmente allo sviluppo della vita interiore abbiamo la possibilità di costruire una personalità, di arrivare a una soggettività, di trovare senso e significato nella vita, di giungere alla responsabilità e all'autonomia della persona. Io credo che dobbiamo sempre più essere consapevoli che oggi questo cammino è diventato molto più difficile di un tempo, forse è molto più faticoso. Oggi trovare senso nella vita è più difficile rispetto alle generazioni passate. E soprattutto se uno ascolta i giovani, sente che se c'è in loro una fragilità, una debolezza, ed è normale che ci sia una fragilità e una debolezza di chi si affaccia alla vita, ma questa sta sotto il segno della fatica di trovare il senso, una ragione per cui vale la pena vivere. Non so quanti di voi conoscano Galimberti, Umberto, il quale ha edito adesso un'opera molto significativa. Ha radunato tutte le lettere che gli vengono scritte e le risposte che lui dà, tra cui ci sono molte lettere di giovani in questo libro. E leggendo e le lettere dei giovani e poi le sue considerazioni sempre estremamente puntuali, attente, di uno che ascolta e non invece propone delle ricette alle nuove generazioni, ecco, lui testimonia questa difficoltà a trovare senso, fino al punto che qualche anno fa era giunto ad affermare che nella cultura della tecnica forse la ricerca del senso si spegne e addirittura non si trova più. Ma
con la consapevolezza che mancando la ricerca di senso, mancando l'elemento che dà significato alla vita, non solo le nostre vite umane sono asteniche, sono deboli, sono fragili, ma sono esposte a non avere assolutamente ragioni per cui vale la pena vivere e compiere gli atti della vita, a partire dalle cose più semplici che toccano a tutti gli uomini e tutte le donne, che sono le storie d'amore. Allora, noi dobbiamo veramente interrogarci su questo. E io vi devo dire che la decisione di fare questo cammino con voi è proprio per queste tre ragioni. La prima è il vedere la difficoltà a una vita interiore da parte dei giovani. Non sono di quelli che demonizzano tutti i media e gli strumenti internet di cui i giovani ormai certamente si servono e possono diventare elementi che stornano dalla vita interiore, perché portano costantemente al mito di una comunicazione virtuale e distolgono dal leggere in se stessi, dal pensare, dal porsi domande. Questo è vero. Ma mi fa difficoltà vedere come poi difficilmente approdano nella vita. Io vi devo dire che conosco tantissimi ormai giovani che sono giunti a grandi linee al grande passo che sta attorno agli anni 30, dai 27 ai 33, che sono smarriti, non sanno collocarsi nella vita, non riescono a imboccare neanche le storie d'amore. E le chiamo storie d'amore, non dico farsi una famiglia. Chiamo storie d'amore, non sono più capaci a pensarle e a farle. Difficilmente arrivano a pensare che c'è un lavoro per loro e che in quel lavoro possono trovare una certa riuscita. Difficilmente trovano una collocazione e vivono in questa incertezza che certamente viene estremamente forgiata dall'incertezza economica, l'incertezza del lavoro, l'incertezza anche dei luoghi in cui si decide di vivere tutta la vita. Attenzione, nessuna colpevolizzazione, ma semplicemente una preoccupazione rispetto soprattutto alle nostre generazioni. Cosa trasmettiamo alle giovani generazioni? Sappiamo trasmettere questo, sì o no? Vedete, io sono traumatizzato da un fatto che ho scoperto recentemente e non potevo far diversamente. Di fronte alle letture delle nuove generazioni, adesso i sociologi stanno scoprendo che sì, le nuove generazioni portano dei segni che tutti i sociologi leggono, non sto lì a dirvi, da Bauman alle inchieste in Italia di Armando Matteo, di Garelli, ma insomma abbiamo tanti elementi e tutti dicono la stessa cosa, almeno per quel che riguarda le nuove generazioni europee dell'Occidente. Ma ci rendiamo conto che il problema serio è la generazione invece di quelli che sono tra i 40 e i 50-60 anni. Quella è stata la generazione che non ha fatto la trasmissione della fede nella Chiesa, per cui adesso c'è la caduta, ma è quella generazione che si diceva cattolica ma non viveva più il cattolicesimo in modo coerente, sicché ormai i millennials, i nuovi, non credono e non frequentano neanche più, perché in realtà motivano già i nostri genitori. Non è vero che siamo la prima generazione incredula, lo erano già la generazione, pur dicendosi cattolica, ma la generazione dei nostri padri e delle nostre madri. E a livello anche di vita, di educazione, c'è qualcosa che manca e che è urgente dunque cercare di riparare. Allora
C'è una grande solidarietà che deve essere espressa tra nuove generazioni, i millennials, e quelli che sono la generazione delle persone mature, i cosiddetti, la generazione genitoriale. Perché in realtà su questi temi sono temi sui quali si cammina insieme e ci si deve muovere insieme. Allora entriamo sempre di più nella vita interiore. La vita interiore, la vita spirituale, è sempre stata descritta dai maestri della spiritualità come un itinerario, un cammino, un pellegrinaggio, un viaggio. Le immagini sono molte. Questa simbolica si adatta bene alla vita spirituale, perché nella vita spirituale effettivamente, come in un viaggio, ci sono degli inizi, ci sono degli esodi, c'è un lasciare certe situazioni vissute e conosciute per andare verso nuove mete, nuove esperienze, terre sconosciute. Certo, poi questa immagine a volte è un tendere verso l'alto, un salire, e forse l'immagine che più noi abbiamo ereditata nel secondo millennio cattolico è il salire e l'andare sempre più in alto. Ma in altre spiritualità è significativo, si parla anche di discesa. Il movimento sembra quello inverso. Oppure si parla di traversata, traversata del mare aperto, traversata di acque profonde, traversata di deserti. Insomma, la vita spirituale è davvero sempre in una dinamica di cambiamento, di mutamento. E certamente all'interno della vita spirituale c'è un andare avanti e c'è un tornare indietro. C'è un restare saldo e c'è un cadere. C'è la riuscita e c'è il fallimento. Eraclito, con lapidaria intelligenza, diceva: la scala che sale e la scala che scende è sempre la stessa. Sia per scendere che per salire abbiamo bisogno di una scala. E di conseguenza questa indubbiamente è l'immagine importante per leggere la vita spirituale. L'uomo dentro di sé, nel proprio cuore, sente una voce segreta che lo chiama a lasciare, ad abbandonare ciò che sta vivendo per intraprendere un cammino. C'è sempre una nuova strada da percorrere. Non dimenticate quello che è l'invito che sta all'inizio della nostra fede, quella parola di Dio ad Abramo, l'Eklekà, che certamente si può tradurre va, lascia, ma che si può tradurre anche va verso te stesso, l'Eklekà, va verso te stesso. Questa è la voce che ha sentito Abramo. Il viaggio sembrava geografico, va verso una nuova terra, ma il viaggio poi deve essere interiore, nelle profondità, vissuto nel proprio cuore. Tra i padri orientali cristiani, soprattutto Gregorio di Nissa, uno dei tre grandi padri cappadoci, ha insistito molto sulla vita spirituale come cammino interiore rappresentato proprio nell'esperienza di Abramo. Andare, lasciare la propria terra, mettersi in cammino verso una terra che non si conosce, e in questo cammino certezze e dubbi,
in questo cammino momenti di saldezza e fallimenti, in questo cammino momenti di gioia, ma anche momenti di disperazione. Nessuna illusione. Il cammino non è mai assicurato, non si presenta come un avanzare certo, diretto verso la meta. Soprattutto non è mai una inarrestabile ascesa. È un cammino di molte contraddizioni. A volte nella vita spirituale abbiamo degli avanzamenti insperati, a volte delle regressioni impensabili. A volte noi abbiamo dei momenti in cui ci sembra di tendere verso la santità e la conformità addirittura a Cristo, e degli altri che prendiamo coscienza di precipitare nel fallimento del peccato e finiamo addirittura per scendere nelle profondità degli inferi. La vita spirituale, non dimenticatela mai, è una vita che può essere estremamente gioiosa, munita di forza, in cui si sperimenta la grazia come una dinamica che ci cattura addirittura, ma in altri momenti noi possiamo scendere nelle profondità infernali e ci sia sempre per noi di monito tutta la vita di Silvano del Monte Athos, questo santo recente, ma forse con una santità che parla molto a noi uomini di questa epoca culturale, lui che aveva ricevuto la vocazione di restare agli inferi senza disperare. Questa è stata la sua vita interiore, restare agli inferi senza disperare. La vita interiore è un cammino umano, dunque un cammino che non è assicurato, un cammino in cui vedremo c'è la conversione, ma continua ad esserci anche l'attrazione degli idoli falsi, gli idoli che in radice sono sempre un errore antropologico, sono sempre una contraddizione al cammino di umanizzazione. Dunque, vedete, l'immagine della vita spirituale come viaggio è un'immagine che ci aiuta a capirne la dinamica. Un ritorno a sé, dicevano i padri, in sé redire, in sé reverti, ritornare dentro di sé, comprendere le cose dal di dentro, abitare con se stessi. C'è qualcosa che è essenziale alla vita interiore, a un itinerario spirituale che sia davvero fecondo e sia possibile per ogni uomo, religioso o no, cristiano o non cristiano. E dobbiamo rispondere sì, è necessario farsi delle domande, sapersi interrogare. Tutti abbiamo delle domande che ci abitano, delle voci che affiorano dal nostro profondo, ma occorre ascoltarle, occorre non aver paura, perché a volte sì, fanno paura queste voci, ci mostrano dentro di noi degli abissi anche di malvagità, di cattiveria. Noi dobbiamo guardarle in faccia, dobbiamo lasciarle emergere, esaminarle e quindi assumerle. Non dobbiamo lasciarci intimorire. Inutile che vi ricordi un'espressione che
sovente io ricordo alle nuove generazioni e che le colpisce molto l'espressione del poeta Rilke, che scrivendo a un giovane gli diceva: avercare le domande per se stesse, perché le domande contano più delle risposte. Bisogna insegnarlo ai giovani, ma non dimenticarlo neanche noi maturi. Le domande dobbiamo farcele e sono più importanti delle risposte. Alcune volte forse non troviamo risposta, non abbiamo risposta, ma le domande ce le dobbiamo fare. Domande senza risposta facile, domande che restano tali, domande che devono accogliere l'enigma, ma noi dobbiamo farcele queste domande, sono decisive. Vedete, purtroppo nel secondo secolo, primo, secondo, terzo secolo, quando il cristianesimo si dilatava, è sorto quello su cui tornerò alla fine di questa mattina, questo movimento spirituale che era lo gnosticismo. Un movimento che la Chiesa ha sentito come contraddittorio verso la fede cristiana, lo ha condannato e lo ha espulso completamente da tutto il suo pensiero. Però la gnosi, questo movimento, poneva delle domande che non potevano essere evase e che dovevano essere mantenute. Ecco, queste domande vanno riproposte senza aver paura in questo di fare un cedimento, di operare un cedimento alla gnosi. No, proprio no. Ma sono domande che ci abitano, che sono nel profondo e che man mano che noi cresciamo, noi dobbiamo assolutamente porci. Chi sono io? Queste domande sono sintetizzate, voi le sapete, da Teodoto e vengono già riprese da Clemente Alessandrino polemicamente, ma non per condannare le domande, ma per dire che certamente le risposte che venivano date non erano assolutamente adeguate. Ma le domande era: chi sono io? Da dove vengo? Dove vado? Da cosa posso essere salvato? Queste domande noi dobbiamo farcele e io capisco tutta la difficoltà, soprattutto oggi, quando la domanda diventa una domanda circa la salvezza. Io capisco bene che noi siamo in una situazione che questa espressione così forte in tutta la storia cristiana, salvezza, oggi dice più niente alle nuove generazioni e mi domando a quanti ancora dica qualcosa anche tra le persone mature. Perché se noi ci interroghiamo sulla salvezza, salvezza da cosa? Salvezza da cosa? E poi chi è l'operatore di salvezza? Questi sono i problemi che, se voi ascoltate i giovani, addirittura non sanno neanche più usare la parola salvezza. Ma anche persone, anche della mia età, che pur hanno avuto un'educazione cristiana in cui la salvezza era centrale, ma oggi fatichiamo. Certamente perché la Chiesa ha legato salvezza a peccato. Questo è stato l'errore enorme che la Chiesa ha fatto, ridurre il problema della salvezza a salvezza dal peccato, ha fatto sì che oggi man mano il senso del peccato è sfumato, salvezza dal peccato, e allora è scomparso il concetto di salvezza. È significativo che quando voi parlate con una persona giovane
e usate il linguaggio di salvezza, per loro è molto raro, ma se lo usano salvare la vita, io sento la vita salvata, dicono la vita che abbia senso. Indicano così una vita salvata, una vita che sia il meno incompleta possibile. Non hanno il senso del peccato, hanno il senso dell'incompletezza. Ci manca qualcosa, e se qualcosa è di fondamentale, la nostra vita non è salvata. E se è qualcosa invece che ci viene dato, siamo in cammino per salvare la vita. E tutti noi oggi ci rendiamo conto che una vita salvata è una vita che ha del senso, che ha delle ragioni per cui deve essere vissuta. All'orizzonte si è sfocata la salvezza dell'aldilà. Ormai gli uomini e le donne di oggi dicono salvati ora, ora, cosa mi serve nella vita oggi? È vero, dobbiamo pigliarlo sul serio, è inutile dire che è caduta l'escatologia, che è caduta l'attesa, ma è anche vero che la vita cristiana o inizia di qui o se è solo di là e se è la terra ne è solo l'anticamera, più nessuno ci crede. È finito il tempo in cui cantavamo che questa è solo una valle di lacrime in cui siamo gementi e piangenti. Chi ci crede ancora? Certi momenti, certi spezzoni. Ma noi sentiamo che c'è nella nostra vita già oggi la possibilità di una salvezza e che se salvezza è, l'unica salvezza che possiamo invocare è la salvezza dalla morte. Quella la sentiamo forse ancora tutti, salvati dalla morte. E allora lì certo la salvezza chi la compie? La compie Gesù Cristo con la resurrezione. Ma vedete che tutto il discorso precedente del salvare la vita non può essere più ripreso in termini di salvezza dal peccato. Neanche la salvezza dal limite, perché il limite oggi è accettato come facente parte della condizione umana. La morte, certo, resta sempre questa nemica, questa ingiustizia, come la chiama Paolo, la quale vorremmo essere liberati tutti. Non siamo così insensibili a questo evento che pone la fine. E lì c'è la fede della resurrezione per il cristiano, c'è il Cristo risorto, c'è il liberatore, il salvatore, ma fuori da quello è molto difficile. Ecco allora perché è molto importante, perché noi sappiamo salvare la vita dandole significato, dandole ragione e vivendo adeguatamente questa verità, fare il cammino di umanizzazione assolutamente necessario.